senza rigore e la determinazione non si arriva da nessuna parte. Quello, il quid che c'è in più, che qua in Ferrari è fondamentale al 100%, è la passione, perché è quello che poi ti fa andare avanti, ti porta a comunque affrontare le sfide del quotidiano, e che proprio è il DNA di questa azienda. E quello che secondo me è importante per una donna è non porsi come un uomo, non stare a scimmiottare un uomo, ma usare i lati positivi della femminilità e metterli insieme ai lati positivi dell'essere maschio, il genere maschio, e creare un mix perfetto che vada poi a creare opportunità. Mi capita di viaggiare specialmente agli Stati Uniti, paesi del Far East, è una parte del mio lavoro che trovo molto affascinante, perché mi consente di conoscere, vedere culture, confrontarsi con culture anche molto diverse, perché ad esempio vado in Corea, vado in Cina, è molto interessante. Adoro il fatto di lavorare in un team di sviluppo e quindi vivere il progetto fin dalle prime fasi iniziali di impostazione e poi a seguire fino alla commercializzazione e alla vendita della vettura, veramente stimolante. La passione con cui facciamo proprio le nostre macchine, non solo la passione ma la voglia di essere i migliori, essere il numero uno, e questo è quello che ogni giorno tutti quanti noi lavoriamo, quindi raggiungere gli obiettivi e arrivare sempre per primi. La prima cosa all'inizio è stata quella di, con umiltà, mettersi a disposizione e imparare ed osservare, poi a quel punto essere grintosi, quindi chiaramente forse rispetto a un uomo ci vuole quella grinta, quella carica in più per farti rispettare e soprattutto realizzare le idee che hai, anche perché nel mio caso, essendo arrivata comunque da un anno e mezzo in fonderia, quello che è stato importante è quello di essere stata un po' un punto di rottura, no? E di portare nuove idee e innovazione. Lavorare in Ferrari è, diciamo, forse il miglior posto al mondo dove un ingegnere aerospaziale vorrebbe lavorare e può lavorare. Una buona mamma è una persona che lavora per discontinuità, è una persona che deve avere un ottimo problem solving, è una persona che deve essere flessibile, e sono tutte doti queste che fanno di un ingegnere un buon ingegnere. Se poi pensiamo che la donna, voglio pensare io, che si contraddistingua per la determinazione e per la creatività, inseriamo tutto e da un ingegnere che ha le competenze ricevute e acquisite durante l'università si ottiene un ottimo ingegnere.